Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. In Italia Viva dicono che tra Conte e la maggioranza la fiducia è finita, così parla Rosato. Il Premier l'ha sciupata, non è e non solo con noi, dicono. Anche i ministri 5 Stelle non hanno apprezzato che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione di 209 miliardi del Recovery Fund senza discuterne con nessuno, secretando i progetti. Quindi a oggi non c'è più la fiducia tra maggioranza e Premier. È Ettore Rosato che è vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, scissionista dal PD. Il Premier l'ha sciupata, specifica nella trasmissione televisiva Agenda su Sky TG24. La fiducia non c'è più, non solo con noi. Noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla se si vuole andare avanti. Beh, alle 2 di notte presenta la suddivisione di spesa del Recovery Fund senza aver chiesto a nessuno, cioè una decisione solo ed esclusivamente di Conte come destinare questi soldi. Beh, Renzi contesta al Presidente del Consiglio anche questo, oltre a una serie di questioni che partono dalla finanziaria, il bilancio, manovra economica, ci sono diversi termini per definirle, e parte delle scelte fatte riguardo all'emergenza sul Covid-19. Renzi boccia anche il tipo di struttura che Conte vorrebbe mettere in piedi per seguire la spesa di questi 209 miliardi. Principalmente Conte ha pensato a sei manager che dovranno gestire sei manager per sei macro aree di spesa che dovranno gestire proprio l'utilizzo di questi soldi e anche i cantieri, i progetti che sono migliaia. Però di questi nomi non si sa nulla e sembrerebbe che Conte voglia fare per sé, per conto suo, senza dare queste nomine, chiamiamole così, ai partiti. Ed è qui che Renzi, crea tutto questo quando scopre che di quei sei manager lui non ne può, scegliere neanche uno, non può fare neanche una nomina. Ovviamente lui dice di no, ma a mio avviso è proprio quella la scintilla che fa accendere questo incendio. E quindi poi si spinge anche Renzi a chiedere l'utilizzo del MES subito, quindi c'è un elenco in un documento di una ventina di cose, elencate in 30 minuti, che hanno fatto quest'ultimatum ulteriore dicendo ci devi rispondere entro il 6 di gennaio e adesso molti, per la precisione, due ministri hanno detto a Conte, guarda che stavolta non scherza, dice uno, e l'altro dice, ho sentito che il 6-7 di gennaio Renzi ritirerà la sua delegazione dei ministri e apre ufficialmente la crisi. Ma Rosato sembra ora tirare la volata allo strappo. Naturalmente Italia Viva è un partito che in alcuni sondaggi viene dato al 2,5, in alcuni al 4,5, comunque possiamo dire un 3%, ecco, di media in tutti i sondaggi. Gli altri partiti sono PD, LeU e Movimento 5 Stelle. Al Senato ha 18 senatori, alla Camera 30, sono 48 politici. Questi numeri che sono sproporzionati per la consistenza numerica nei sondaggi di questo partito fanno sì che sia l'ago della bilancia. Vabbè, lo sono tutti, però lui diventa l'ago della bilancia. Questi numeri servono assolutamente per tenere in piedi il governo Conte 2, se no
non potrebbe andare avanti senza questo numero di persone, numero di votanti. Già non è maggioranza al governo, nel senso che in Senato già non è più maggioranza assoluta, non raggiunge la metà più uno dei seggi e rischia, senza Renzi, di non avere neanche i numeri per essere la maggioranza relativa, cioè la maggioranza dei votanti in uno dei momenti che si vota. Ma Rosato non sembra guardare ai sondaggi, che comunque danno il partito intorno al 3%, e dice: questo problema o lo risolve il Premier o per noi, questo governo è finito, dice. Naturalmente tutti seguono quello che dice il capo. Il capo oggi dice così, domani cambia idea e tutti devono cambiare idea, il giorno dopo ricambia idea e tutti ricambiano idea, perché nel caso si andasse alle elezioni e il partito avesse un 3% e riuscisse ad entrare in politica, ci sarebbero pochissimi posti, proprio ci sarebbe magari posto per Renzi, per la Boschi e magari per Rosato. E quindi c'è una lotta anche tra i, chiamiamoli, big di questo partitello per assecondare il capo, dire sì, ha ragione, noi facciamo, anche se realmente non lo pensano e non lo vogliono. E dice che anche i ministri 5 Stelle non hanno apprezzato che alle 2 di notte ci sia arrivata la suddivisione dei 209 miliardi senza discuterne con nessuno, secretando progetti. Una suddivisione che Conte pensava alle 9 del mattino il CDM approvasse insieme a misure che commissariavano CDM e Parlamento. O la risolve il Premier o per noi il governo è finito. Questa è la posizione di Rosato, che è la posizione di Renzi, che adesso la pensa così. Bisogna capire quali sono gli effettivi pensieri di Renzi, a che cosa sta puntando, perché voi sapete che è tutto machiavellico. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi alle opposizioni, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Ringraziandovi nuovamente, vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci a tutti.